sostenga una diversa concezione. Ecco. È un ente che essenzialmente è un ente che svolge funzioni al servizio dei cittadini e funzioni in particolare di carattere sovracomunale, per cui la rappresentatività costituita dai comuni che compongono quest'ente, o è un ente a nel nostro dall'analisi funzionale che cui mi sono imbattuto. Ebbene, se si vede lo studio, si propone di abolire regioni e province, di creare 36 unità amministrative sul territorio. Questo da una parte, immagino, supponga che la potestà legislativa non possa a quel punto che essere qualcosa ormai non più, come dire, coerente con l'evoluzione del nostro ordinamento, che sicuramente si fonda su un'autonomia politico-legislativa delle regioni. Ma è sintomatico che poi alla fine le unità, anche a voler lasciare da fuori le regioni, diventino 36. Come vedete, 50 in meno di quelle che prospettava il precedente governo. E la cosa simpatica è che se voi andate a vedere poi gli accorpamenti sulla base delle analisi funzionali, economiche, sono essenzialmente, non tutte perché sono 36, non 86, ma sono essenzialmente, risultano confermate quelle che erano delineate dal precedente disegno. Io penso che comunque a questo punto queste proposte possano soltanto guidare, ma non è poco, l'allocazione delle funzioni sul territorio una volta che dovesse essere approvata la legge di abolizione delle province, che peraltro riconosce al suo interno la necessità, con un forte concorso delle regioni, di individuare anche un ente intermedio che possa assumere quelle funzioni di governo sovracomunale, cosiddette di area vasta, che vanno evidentemente governate. Siamo al tema delle aree, delle città metropolitane. È vero che non esistono aree metropolitane uniformi e quindi la riforma delle aree metropolitane e il loro governo richiedono dei modelli flessibili differenziati, possibilmente affidate all'autonomia statutaria. Le realtà di Napoli e Milano sono sicuramente realtà diverse dalle altre realtà metropolitane, però è anche sintomatico che in una realtà metropolitana che, secondo uno studio di un economista del territorio che è stato presentato a inizio anno all'Unione Industriale di Napoli, il professore Calafati, la città metropolitana di Napoli tra comuni di prima e seconda fascia ha un numero che in questo momento mi sfugge, ce l'ho segnato qualche parte ma non ricordo dove, di circa il numero di prima e seconda fascia 92 comuni. Quest'area ha tutte le caratteristiche di una conurbazione, dovrebbe essere governata unitariamente, governata da 92 municipi. Voi pensate che se uno esce e va a comprarsi il giornale, sta in un comune a Torre del Greco e acquista il giornale a Torre Annunziata. Però il piano regolatore di Torre del Greco è diverso dal piano regolatore di Torre Annunziata. Ora, naturalmente, questo può reggere in una società, direi, pre-industriale, non può reggere oggi. Quindi è vero che il governo del territorio deve rispondere a istanze locali, ma in qualche modo il territorio va anche guidato. E va guidato in primo luogo dalla politica, meglio se dalla politica locale, se è capace. Però ci dobbiamo anche chiedere di perché dalla legge 142 che disegnava le città metropolitane, nessuna delle città indicate ha colto l'opportunità di organizzarsi in senso locale, evidentemente o si resta immobili o deve supplire la politica statale. Il disegno di legge parte dall'assunto quindi che le città metropolitane si devono fare. È tutt'altro che un disegno di legge perfetto, ma il problema di questo paese forse è la ricerca della perfezione. E nella ricerca della perfezione, talvolta animata dall'animo di voler fare le cose molto bene, dall'altra è animata dall'animo che poiché la ricerca della perfezione è molto difficile, può essere uno dei modi per poter non fare nulla. Ora, io immagino che negli interventi emergeranno criticità e critiche,
che spero che queste siano accompagnate anche da suggerimenti e proposte, se possibile, se mi è permesso, con un'unica preghiera. Io non credo che la politica possa, e non credo che sarebbe nemmeno giusto che lo facesse, accettare proposte e suggerimenti che, alla ricerca di quella perfezione del sistema, rendono impraticabile l'avvio di un processo riformatore, che oggi è ineludibile per il Paese. Ripeto, a costo di sembrare, come dire, di rinnegare me stesso probabilmente, meglio partire male che non partire al punto in cui siamo arrivati. Perché il tasso di immobilismo di questo paese non è più sostenibile. Grazie, e darei la parola al professore Tajani. Grazie Presidente. Io sono chiamato a trattare i perché c'è un sistema, quello nostro, di controllo sulle leggi che presuppone la messa in opera della legge prima della sua dell'esame di profili di legittimità, e perché presuppone la messa in opera e dunque la possibilità dell'interpretazione conforme, più in generale di una composizione della legge nel sistema. E poi c'è anche un altro dato che invece appartiene alla dinamica di questo modello di controllo sulla legittimità delle leggi, e cioè il crescente carattere giurisprudenziale del diritto costituzionale italiano, che è affidato in realtà ad una funzione creativa della Corte molto intensa, e che dunque invita veramente alla prudenza nella ricerca di ogni conclusione, perché l'inconsapevolezza di questi profili ha già prodotto alcune implicazioni, per esempio la fortuna del genere letterario dei pareri chiesti ai costituzionalisti, pareri di legittimità che sono richiesti e che assumono un carattere prevalentemente rapido se non estemporaneo, e poi ai pareri segue un altro genere invece nuovo, cioè il metaparere, che è il parere che riassume i pareri, e che in realtà vuole segnare qual è la prevalenza dei pareri, cioè qual è l'orientamento cosiddetto maggioritario della dottrina costituzionalistica. Ciò nonostante bisogna anche riconoscere che nella pratica molti hanno segnalato quanto sia imprudente attribuire lo stigma dell'incostituzionalità alle proposte di legge che sono in discussione, però anche quanta prudenza sia necessaria nel maneggiare il materiale esplosivo dei procedimenti parlamentari. Uso questa formula del Calamandrei. Specie dei procedimenti costituzionali che non sono l'arma
incontrastabile con la quale tagliare ogni nodo e vincere ogni resistenza. Non sono l'adempimento formale che consente il libero dispiegarsi dell'onnipotenza politica del legislatore, la quale peraltro non c'è. E ovviamente perché c'è un nucleo intangibile, ma vi è anche la necessità di non disarticolare il sistema, di non introdurvi nuove inefficienze o incongruenze piuttosto che rimuovere le antiche. E le vicende del nuovo titolo quinto della parte seconda sono assai indicative. Forse diceva il presidente Padroni Griffi, meglio sbagliare che non fare, ma forse è anche un principio di precauzione che ci dice cerchiamo di sbagliare il meno possibile ascoltando. E in questo scenario ovviamente va collocata la tesi, che peraltro è stata disattesa dalla Corte Costituzionale nella nota sentenza 220 del 2013, secondo la quale le province non potrebbero essere soppresse in alcuna forma legale, neppure con il procedimento di decisione costituzionale, né potrebbero essere introdotti in alcuna forma legale meccanismi di elezione indiretta delle loro assemblee. Questo è un tema, così dire, che è stato prestato con molta veemenza. Perché determinazioni di questo tipo sarebbero lesive del principio di autonomia, articolo 5, del principio di sovranità popolare, articolo 1, come è noto. L'argomentazione in realtà è condotta in maniera sostanzialmente apodittica, come tante, assumendo senza dimostrazione che l'unico modello organizzativo conforme all'articolo 5 della Costituzione sia quello incentrato sugli enti previsti dalla Costituzione alla sua entrata in vigore, o perché preesistenti, o perché riconosciuti dalla Costituzione, o anche perché introdotti dalla Costituzione stessa, perché evidentemente le regioni non preesistevano. Si tratta di una sorta di originalismo interpretativo che è estraneo al merito dell'interpretazione storico-evolutiva ed è chiuso anche alla funzione della Corte Costituzionale come diversa dalla custodia di una pietrificata tavola dei padri. E questo originalismo. Io credo che Anthony Scalia non saprebbe fare di meglio, e con tutte le conseguenze del caso, e dove ciò possa condurre dal punto di vista della garanzia dei diritti è facile intuire o vedere nell'esperienza dell'originalismo. Ora, è vero, in passato, io stesso l'ho sostenuto, in presenza di un diverso contesto costituzionale, è stato possibile anche adombrare la tesi della irretrattabilità delle funzioni trasferite. È una tesi sostenuta sulla base delle connessioni che articolo 5 e non a disposizione transitoria. Io stesso l'ho sostenuto sull'insegnamento di Michele Scudiero, che saluto, è qui presente. Ma questo riguardava il problema, allora riguardava le funzioni. Le funzioni, riguardava le funzioni e alle funzioni la non a disposizione transitoria meglio si attaglia e non le strutture. E soprattutto si riferiva ad una dinamica impressa al sistema, cioè la dinamica centro-periferia, da conservare nel verso cioè della dislocazione piuttosto che dell'accentramento, e non alla tutela archeologica della pietra originaria su cui ritenere scolpito l'elenco dei soggetti di autonomia. Perché se fosse questo l'orientamento avremmo conseguenze paradossali, perché ad accettare la tesi originalista si dovrebbe ritenere illegittima la legge costituzionale che ha introdotto nel sistema la città metropolitana, perché la messa in opera della città metropolitana sarebbe comunque destinata a ridimensionare nelle funzioni i soggetti originari, e anche a prendere luogo di uno di essi, la provincia, in aree di particolare rilievo economico e demografico. In realtà bisogna guardare al sistema e alle sue dinamiche, ma il sistema è mutato radicalmente per un lungo processo interno e per l'effetto esterno della revisione del titolo quinto. E il mutamento deve ritenersi incentrato su una nuova accezione di sussidiarietà verticale che nel suo rapporto di specificazione e attuazione con il principio di differenziazione e adeguatezza da una parte è stato letto dalla Corte Costituzionale non solo come una clausola di potenziamento dei soggetti di autonomia attraverso la dislocazione dei poteri,
ma è stato letto anche nel verso centro-periferia come una clausola valevole in senso centripeto. Anzi, la Corte ha ritenuto che l'attrazione di competenze amministrative verso lo Stato possa comportare l'attrazione nello stesso verso delle corrispondenti competenze legislative, che è una lettura fortemente centralizzante del principio di sussidiarietà. E dall'altra può implicare, quasi naturalmente implica, l'adeguamento strutturale del sistema delle autonomie. E invece è incongruo enfatizzare il dato dell'articolo 114, primo comma della Costituzione, che attribuisce pari dignità costituzionale allo Stato e ai soggetti di autonomia, per ricavarne il vincolo a una parificazione ordinamentale senza residui, anche quanto alla necessarietà e alla determinazione dei modi in cui debba operare il circuito della rappresentanza. Perché l'idea stessa di una perfetta parificazione istituzionale tra i soggetti nominati dall'articolo 114 è disattesa dalle norme che attribuiscono allo Stato una preminenza funzionale attraverso la competenza esclusiva nelle materie trasversali, la determinazione dei principi nelle materie concorrenti e l'esercizio di poteri sostitutivi. Limite invalicabile c'è, perché non vi potrebbe essere un rapporto di sovraordinazione e subordinazione tra tutti i tali soggetti. In questo quadro costituzionale, già improntato a differenziazione, non può avere campo la tesi della necessaria perfetta corrispondenza delle forme organizzative fondamentali a diversi livelli territoriali di autonomia e nel raffronto con lo Stato, poiché ciascun ambito funzionale può, deve corrispondere a una struttura congruente, sicché non vi è in linea di principio ostacolo alla previsione di una modalità di elezione di secondo grado a livello intermedio, purché non risulti disatteso il principio di autonomia sul versante dell'investitura degli organi di governo, come accadrebbe se la modalità elettorale elidesse il rapporto con la comunità a cui l'ente esponenziale si riferisce. Forse in proposito può essere utile una notazione: chi ritiene illegittima l'elezione di secondo grado a livello territoriale intermedio, innanzi all'obiezione che adduce che forme di elezione di secondo grado valgono anche, sono conosciute anche per i parlamenti nazionali, rileva il carattere integrativo di questa forma di investitura, che si affiancano a modi di investitura diretti. Ora, nel sistema delle autonomie locali, si badi, nel sistema delle autonomie locali, i soggetti esponenziali sono riferimento di comunità parzialmente coincidenti, rispettivamente rappresentate ai tre livelli. Se il grado di cooperazione e integrazione di tali tre livelli è adeguato, nel sistema meccanismi di rappresentanza diretta e di rappresentanza indiretta riferibili alle medesime comunità possono coesistere e completarsi nella conservazione dell'efficienza democratica complessiva dell'assetto dei poteri locali. E questo sembra appunto il tema da considerare. L'investitura indiretta non è in sé lesiva del principio democratico, ma bisogna chiedersi nella specie se è conforme al principio democratico il fatto che il sistema di rappresentanza indiretta nell'ente intermedio sia dominato in via transitoria o a regime dal livello comunale e segnatamente dai sindaci per le specifiche connotazioni assunte dalla rappresentanza nei comuni a partire dalla legge 81 del 93. E questa legge è stata ovviamente mitizzata una volta, Luciano Vandelli che è qui presente, da sindaci e miti, è vero? Ora il mito c'è stato, legge 81 del 93, come della riforma delle riforme, della riforma di maggiore successo nel sistema italiano. Bisognerebbe sottoporre questo assunto forse a verifica empirica, però quello che noi vediamo è che il sistema è stato sottoposto ad una torsione monocratica molto sensibile, che i comuni si caratterizzano dunque per una certa concentrazione e unidimensionalità del potere, e che quel modello di investitura in alcuni casi, con delle conseguenze visibilmente controindicate, sono caratterizzate dal rischio di un'esposizione plebiscitaria. Non valga il richiamo generico al deficit democratico derivante dal carattere indiretto dell'investitura, ma si considera il grado di democraticità di alcuni tipi di investitura indiretta. Perché se si traspone questa torsione monocratica dall'assetto comunale al di fuori di esso,
facendo di questi soggetti così, di questi organi così investiti, dei riferimenti così rilevanti, in un territorio peraltro che non è quello sul quale la investitura è stata ottenuta, le conseguenze per la qualità della democrazia non possono essere che molto discutibili. Dunque, e conclusivamente, è problematica ogni declinazione del tema della legittimità costituzionale dei disegni di legge sulla provincia. Naturalmente è distinta da questo tema la questione della desiderabilità delle soluzioni proposte. Per esempio, prima qui veniva chiamata in causa la prima opzione e io ritengo che sia, posso dire così, costituzionalmente preferibile, avrei ritenuto, un meccanismo di razionalizzazione dimensionale delle province. Certo, fu affidato ad un procedimento che molti di noi già segnalarono come di difficile componibilità con la Costituzione, in carenza di una norma che definisse i modi di determinazione di un riassetto generale delle province, perché l'articolo 133 si riferisce soltanto a rideterminazioni limitate, territorialmente limitate, ma quella soluzione probabilmente era una soluzione di particolare buonsenso, anche alla luce dei problemi che invece stanno emergendo adesso di fronte a questa ben più dirompente lacerazione. E poi c'è la grande questione dell'efficienza delle soluzioni proposte. Pensiamo soltanto a quello che alla definizione un po' del quadro delle fonti che vengono poste in essere, alla terribile complessità del processo e dell'assetto intertemporale che è stato messo in opera, la revisione costituzionale e altri tipi di intervento, con una pluralità molto spinta dei tipi di fonti coinvolte, difficoltà di integrazione sistemica di questi processi, oltre che la difficoltà di perseguirli. Certo, adesso abbiamo avuto notizia. Adesso è stato calendarizzato il disegno di legge, si sta discutendo in questo momento, credo, in Parlamento, però certamente il processo che è stato avviato è molto difficile, è tanto difficile che da fare pensare, lo voglio dire con qualche spirito provocatorio, confesso, che la questione sia della compatibilità con gli articoli 5 e 114. Perché se si sceglie questa strada così disarticolata di intervento, forse il problema è della compatibilità con l'articolo 3, con la ragionevolezza e razionalità della legge, che non mi pare una questione di poco conto, anche se più difficile da fare valere davanti alla Corte Costituzionale. Grazie al professor Staiano anche per per il rispetto dei tempi. Poi ho affrontato quello che mi sembrava potesse essere uno dei nodi fondamentali del dibattito, quello del sistema elettorale dell'ente intermedio. Io darei la parola al professore Cerulli-Relli, chiederei a tutti, visto che sono molti relatori e anche vari gli interventi, di rispettare il tempo di 15 minuti e nell'ingrato compito io vi prenderò forse può essere utile che io possa comunicare al relatore 3 minuti prima dello scadere di 15 minuti il tempo in cui ha già parlato. Grazie professore Cerulli-Relli. Ma spero che non sarà necessario questo richiamo. Ma Presidente, e qua è passato più di un anno da quando ci siamo incontrati qui a Napoli alla mostra d'oltremare, non pare, per parlare delle città metropolitane, anzi particolarmente per la città metropolitana di Napoli, e precedentemente avremmo avuto, non so, 20 incontri, 30 incontri, non so più neanche quanti. Quindi si tratta di un tema che in questo paese non riesce a trovare una soluzione. Ora giunge proprio ieri l'approvazione da parte della Commissione parlamentare Affari Costituzionali della Camera del testo di riforma, e questo non può che essere un segnale positivo. Cioè, la Commissione, quindi, in aula dovrebbe andare oggi o domani, non so. Quindi, diciamo, si è fatto un grosso passo avanti e questo lo possiamo segnalare positivamente.
Si tratta di un testo molto rimaneggiato rispetto a quello del governo, praticamente nuovo, e in larga misura molto migliorato. Ora, a me mi è stato chiesto di dire qualche parola sui procedimenti costitutivi, che poi delle città metropolitane, certo, il convegno è sulle città, non sulle province, non basta con le province, non ne vogliamo più parlare perché ormai veramente è diventato un discorso insopportabile. È proprio sul procedimento costitutivo che si pongono i principali problemi. In realtà le città metropolitane, che tutti hanno sempre ritenuto necessarie per la vita di questo paese, non si sono mai riuscite a costituire, quindi proprio il procedimento costitutivo che non ha funzionato. Ora, io però su questo mi incontro subito, diciamo, con un problema preliminare che è forse il principale problema che abbiamo di fronte, e cioè quello dell'individuazione dell'area metropolitana, del territorio che diventa oggetto della funzione di governo del nuovo ente. Ora qui vorrei richiamare alla vostra attenzione, soprattutto all'attenzione dei nostri amici che si trovano al governo, questo studio veramente importante del Censis di solo qualche giorno fa, quindi recentissimo, il quale, naturalmente approvando, è ovvio, l'istituzione del nuovo ente, anzi ritenendolo assolutamente necessario, fa un'analisi del nostro territorio e rileva tutta una serie di questioni. Ragionando su tre indicatori principali, che sono quello della densità abitativa, quello delle relazioni funzionali, è quello della struttura del territorio distinto tra poli, cioè nuclei principali, cintura urbana e aree periferiche, tre pezzi di territorio. Ora, la metropolitanità, se volete, il verificarsi di una popolazione metropolitana avviene proprio laddove il rapporto tra poli e cintura urbana è particolarmente forte, cioè si tratta sostanzialmente di una realtà socio-economico-culturale omogenea, identificabile. Ecco, sulla base di questa impostazione, La ricerca del Censis individua una serie di aree del paese, di territori, se volete, del paese, che presentano questi caratteri, cioè i caratteri della metropolitanità, che non coincidono affatto, o soltanto alcuno coincide con i 9 o 10 casi, non mi ricordo se sono 9 o se sono 10, 9, poi c'è Roma che non si sa perché sta per conto suo, quello, diciamo, non è inutile parlarne, soltanto in alcuni casi coincidono con quelli, per esempio un territorio che presenta massimamente questi caratteri è Trieste, un altro è Prato, un altro è Barletta Andria Trani, un altro è Monza, e che presentano caratteri di metropolitanità assai più accentuati, per esempio rispetto a Genova o a Bologna, o non parliamo di Bari, che proprio sta all'ultimo posto. D'altra parte, che cosa succede? Che gli stessi territori identificati come quelli oggetto del governo metropolitano, penso ad esempio a Milano o penso a Firenze, sono caratterizzati dal fatto che una parte consistente dell'area metropolitana è dislocata al di fuori della provincia e quindi è dislocata al di fuori di quello che sarà il territorio dell'ente metropolitano. Come si fa a pensare alla conurbazione milanese senza guardare a Monza, che è assolutamente un tutt'uno?
Come si fa a pensare alla conurbazione fiorentina senza guardare a Prato? Ecco, tutto questo che cosa ci porta a dire? Ci porta a dire che le aree metropolitane individuate da questa proposta di legge, anche da altre che nel passato abbiamo esaminato, sono aree metropolitane sbagliate, cioè che non presentano appieno, e alcuni assolutamente per niente, i caratteri metropolitani, mentre altri territori del paese presentano sicuramente questi caratteri e sono esclusi da questo processo di riorganizzazione. Qui, insomma, parliamoci chiaro, il governo e anche il precedente, perché questo itinerario deriva dal governo precedente, ha fatto una scelta salomonica, cioè nella difficoltà di far partire le città metropolitane, ha individuato come territorio delle città metropolitane quello della provincia. E quindi la città metropolitana coincide con la provincia. Ora, badate, è fuori discussione, è assolutamente pacifico che forse solo Napoli, ma quasi tutte, quindi diciamo tutte le aree metropolitane individuate sulla base del territorio provinciale non sono aree metropolitane. C'hanno dentro un pezzo di area metropolitana, ma poi c'è tutto un vastissimo territorio che nulla ha a che fare con le esigenze del governo metropolitano. Penso per tutti a Torino, dove si va a sciare stando dentro la provincia, no? Si va a sciare in villeggiatura, eccetera, a distanza di centinaia di chilometri, di centinaia di comuni, perché sono oltre 200 i comuni. Ecco. Ora, questa scelta, diciamo, salomonica, che è stata fatta, la possiamo anche approvare, nel senso che altrimenti non ne usciamo. Prima il padrone Griffi ha detto giustamente, in qualche modo dobbiamo uscirne, questo è un modo per uscirne. D'accordo, però poi occorrono dei meccanismi successivi idonei ad adattare, ad aggiustare questi territori per portarli progressivamente ad essere dei territori metropolitani, il che significa scorporare dalla città metropolitana tutti i territori che metropolitani non sono, ma che fanno parte della provincia, e aggregare viceversa ad essi territori che metropolitani sono e che oggi fanno parte di altre province, che quindi non si riesce allo stato delle cose a mettere insieme. Ecco. Allora si tratterebbe, caro Filippo, di trovare un meccanismo di progressiva adeguamento delle aree metropolitane. Su questo punto la legge prevede un correttivo, quindi un correttivo c'è già nella legge. Il correttivo è che entro un certo periodo, la prossima estate praticamente, entro un certo periodo comuni facenti parte della provincia possono optare per fuoriuscire o per non partecipare, per non essere compresi nell'area metropolitana. È un procedimento un pochino macchinoso, ma comunque c'è. Quindi i comuni possono decidere di uscirsene, e quindi questo potrebbe comportare che poi il territorio della città metropolitana possa divenire effettivamente quello necessario. Ora però qui si pongono un paio di problemi. L'uno, che è estremamente difficile che comuni in tempi così stretti, con maggioranze qualificate, possano fare questa scelta. Oltretutto perché, insomma, si ritiene che far parte della città metropolitana possa anche portare dei vantaggi in termini economici, fiscali, eccetera, quindi sarebbe molto difficile che i comuni facciano questa scelta. Ma ancora, qui è previsto nella legge, questo Filippo veramente va corretto in aula, questo va proprio corretto, è previsto che questi comuni che decidono di fuoriuscire costituiscono una nuova provincia. Cioè, come vogliamo ridurre le province?
L'anno scorso abbiamo fatto un meraviglioso itinerario da te diretto, che purtroppo non ha avuto esito, per portare le province a 50, mi pare, e qui vogliamo ampliare le province, il numero delle province. È ovvio che i territori che fuoriescono dalla città metropolitana debbono agganciarsi alle province finitime. È ovvio, addirittura ovvio, non capisco a chi sia venuto in mente questa idea di creare nuove province. Addirittura nel testo si dice, quasi sfiorando la comicità, mi raccomando, non più d'una. Si dice così, c'è scritto. È una cosa comica, comica. Comica, assolutamente comica. Cioè, però guardate, una sola, non di più. Quindi praticamente in una provincia viene fuori la città metropolitana che prende il posto della provincia più un'altra provincia, non più d'una. Quindi questo va assolutamente corretto. E poi, ripeto, andrebbe introdotto, adesso si può fare questo tecnicamente, andrebbe introdotto adesso nel lavoro dell'Aula un meccanismo, l'altro meccanismo a cui prima facevo riferimento, cioè quello che consente di aggregare alla città metropolitana territori di altra provincia che fanno parte del tessuto metropolitano. Quindi questo è un meccanismo ulteriore, diverso da quello previsto, che può essere, secondo me, tranquillamente introdotto. Insomma, tranquillamente, bisogna studiarlo. Oh, sul procedimento non c'è molto da dire, insomma il procedimento è un procedimento molto accelerato, parte immediatamente all'approvazione della legge, prevede una fase transitoria e poi una fase definitiva. Non si capisce bene, questo credo che debba essere chiarito, proprio la successione temporale, cioè quando comincia a partire la città metropolitana. La legge dice all'entrata in vigore della presente legge, ma così non è, perché almeno direi dai conti miei fino al 30 novembre, scusate, al 30 settembre del prossimo anno rimane in piedi la vecchia provincia, soltanto dal 30 settembre il sindaco metropolitano assume i poteri propri della città metropolitana. Questo potrebbe essere chiarito perché non è molto chiaro. Sì, si finiscono, non c'è problema. Però un'ultima questione che non riguarda la procedura ma riguarda il modello. Qua si è fatta una scelta di carattere politico costituzionale della quale prendiamo atto. Cioè il modello dell'ente di area vasta, sia città metropolitana, sia provincia, è il modello dell'intercomunalità, quindi il modello francese. Sono i comuni messi insieme attraverso vari meccanismi che esercitano insieme i poteri di governo di area vasta. È una scelta sulla quale io non discuto, insomma, noi avremmo preferito una scelta diversa, ma comunque questa è. E ormai mi pare abbastanza consolidata, insomma. Ecco. Però, ecco, questo modello deve poi funzionare, però. Allora, io pongo un problema. Nella città metropolitana c'è un sindaco che è il sindaco del comune capoluogo e quindi è il sindaco che risponde al suo elettorato, alla sua constituency, che è l'elettorato del comune capoluogo. E il sindaco è affiancato da un consiglio, ma il consiglio è molto debole, è composto da un certo numero di rappresentanti dei comuni, probabilmente non saranno neanche sindaci, saranno consiglieri eletti in secondo grado. Ora, come fa questo organismo così debole ad esercitare poteri così forti anche nei confronti del comune capoluogo? Nel comune capoluogo dove c'è un grande consiglio, fortissimo, che ha dietro di sé un forte elettorato. Grandi città, i consiglieri hanno decine e decine e decine di migliaia di voti, sono dei deputati praticamente. Come si può pensare che questo modesto consiglio metropolitano possa prendere decisioni strategiche anche sul comune capoluogo, anzi soprattutto direi sul comune capoluogo in materia di infrastrutture, di servizi, di pianificazione territoriale, economica, commerciale,
sovrapponendosi agli organi del comune capoluogo, che sono politicamente molto più forti e quindi necessariamente portati a prevalere, comunque a non soggiacere ad organismi viceversa politicamente molto deboli, come sono quelli previsti come organi di secondo grado della città metropolitana. Ecco, è vero che poi tutto si incentra nella figura dominante del sindaco. Certo, lui ha il potere esecutivo, ma il sindaco, ripeto, è anche sindaco del suo comune e al suo comune deve in primo luogo rispondere. Ecco, questo è un punto critico del modello che forse dovrà essere oggetto di qualche riflessione e messa a punto. Grazie. Che non ho il foglio, non so l'ordine. Quindi, allora, il professore De Martin. Chiarisco subito che, come ha fatto il collega Cerulli, anch'io circoscrivo la mia attenzione alle città metropolitane, in particolare alla questione delle funzioni delle città metropolitane, evitando di soffermarmi sui problemi di carattere generale o preliminare che sono stati posti sia da Patroni Griffi che da Stagliano, sui quali forse incidentalmente dirò qualcosa, ma l'obiettivo è quello di mettere a fuoco la questione delle funzioni di questo nuovo ente territoriale. C'è necessità ovviamente di fare qualche rapida premessa sulla ragion d'essere, sulla fisionomia e il ruolo delle città metropolitane, naturalmente alla luce della Costituzione vigente, perché noi ragioniamo sulla base del titolo quinto in vigore. Da questo punto di vista si tratta anche di valutare e analizzare criticamente per certi aspetti questo disegno di legge 1542 che sta svolgendo il suo iter parlamentare, che a differenza dei testi delle precedenti legislature, le carte delle autonomie che dovevano attuare la riforma del sistema locale, ha una veste in un certo senso molto più limitata, circoscritta, in un certo senso di legge ponte, di legge tampone, che deve far fronte alle questioni poste, alle confusioni anche che derivano da una legislazione degli ultimi anni sulle province e sulle unioni dei piccoli comuni, anche se ovviamente l'obiettivo di attivare finalmente le città metropolitane rappresenta un obiettivo molto rilevante. E lascio perdere tutte le questioni di riordino territoriale, generale, degli enti autonomi riconosciuti, questione sulla quale io ho delle opinioni in parte diverse da quelle che sono state qui espresse, ecco, anche perché credo che semmai debbano essere gli ordinamenti a differenziarsi più che incidere a tavolino sugli assetti territoriali delle comunità che sono riconosciute dalla Costituzione. Bisogna essere molto attenti, a mio parere, a por mano a revisioni territoriali sulla base di criteri astratti, ecco, senza tener conto di quelle che sono le dinamiche reali sul territorio, la storia, le tradizioni, le appartenenze, le identità anche delle comunità territoriali. Comunque, ciò premesso, mi pare indispensabile collocare le comunità, le città metropolitane nel disegno del titolo quinto, una repubblica delle autonomie, una repubblica policentrica fondata in larga misura sulle autonomie regionali e locali, tutte istituzioni territoriali costitutive della Repubblica. Le prime, le regioni, come soggetti essenzialmente di carattere legislativo e programmatorio, possiamo dire a parte la questione sanità, oggi
le seconde comuni, province o città metropolitane come baricentro dell'amministrazione del sistema locale, su due livelli legati a funzioni di prossimità e funzioni di area vasta. Allora, in generale si può dire che le istituzioni autonome di governo locale dovrebbero essere le principali protagoniste del riassetto dell'amministrazione pubblica in funzione di un effettivo decentramento, di una razionalizzazione e semplificazione del sistema amministrativo del nostro paese, superando soprattutto i centralismi sia statali che regionali che finora caratterizzano il nostro ordinamento e spesso le sovrapposizioni di ruoli, di funzioni. Ciò detto, la configurazione delle città metropolitane, a parte il caso di Roma Capitale, è legato alla peculiarità di queste istituzioni di area vasta, di secondo livello, che sono alternative alle province negli ambiti riconosciuti come metropolitani. La città non si aggiunge, ma subentra, si sostituisce alla provincia, a parte ovviamente il problema della definizione degli ambiti, le coincidenze o meno quasi mai, forse così scontate come ha messo appena in evidenza Procerulli. La ragion d'essere, l'esigenza di differenziazione delle città metropolitane rispetto alle province è legata a questa realtà di forte conurbazione rispetto a quello che accade nelle realtà non metropolitane. Ci sono diverse dinamiche nelle funzioni e relazioni, lo studio del Censis a cui si faceva riferimento chiarifica molto bene queste realtà effettive. E allora c'è anche la necessità di un riequilibrio, per così dire, istituzionale tra primo e secondo livello di governo locale, evitando nel contempo il ruolo assorbente del capoluogo, che finisce per espandersi e marginalizzare la realtà circostante, rendendo difficile quindi la coesistenza di una pluralità di comuni. L'importante è puntare quindi a un governo unitario di queste aree metropolitane, cumulando funzioni di area vasta e in parte funzioni comunali, normalmente comunali, fermo restando che i comuni metropolitani debbono restare meno forti, per così dire, rispetto al comune ordinario, meno ricchi di funzioni, ecco, rispetto al comune ordinario. Comunque, ci ho detto, il ruolo della città metropolitana è essenzialmente un ruolo di secondo livello, da parametrarsi quindi con quello della provincia come ente di area vasta. Nel disegno di legge in esame, in realtà da questo punto di vista c'è un'ambiguità, è uno degli elementi degli emendamenti che personalmente non condivido. L'articolo 10 bis, in modo molto opinabile, introduce un riferimento generale alle norme del testo unico sui comuni per le città metropolitane. E questo mi pare ci allontana da quello che dovrebbe essere il punto di riferimento. Quindi, a mio giudizio, sono parimenti necessarie nel sistema locale le province e le città metropolitane, nelle distinte realtà. A parte le difficoltà di coincidenza territoriale di cui si è detto. Con alcune varianti però nella allocazione delle funzioni locali, sia fondamentali che proprie, cioè con, per così dire, la elevazione di livello di talune funzioni comunali,
alle quali si aggiungono taluni funzioni che possiamo chiamare peculiarmente metropolitane. E ancora un elemento, e poi andiamo direttamente alle funzioni, nella concezione originaria almeno delle città metropolitane, l'obiettivo esplicito era anche quello del riequilibrio interno con la necessità di un frazionamento del comune capoluogo in più comuni metropolitani, proprio per evitare questo ruolo esorbitante del capoluogo. Ultimamente questo obiettivo è diventato recessivo, se non abbandonato in verità, resistenza allo smembramento dei comuni capoluogo, però nel testo emendato del 1542 da questo punto di vista si riaffaccia questa ipotesi, legandola tra l'altro alla prospettiva della elezione diretta degli organi metropolitani, che invece non sarebbe necessaria nelle città in cui non si realizza questo smembramento del comune capoluogo, nelle tre grandi. Quindi, in sostanza, abbiamo ipotesi di città metropolitane, per così dire, anfibie, una duplicità di modelli, talora un vero ente di governo territoriale, autonomo, con organi a elezione diretta, tal'altra meccanismi di raccordo intersovracomunale con organi metropolitani di secondo grado, salvo il problema, ad esempio, di questo sindaco che è al tempo stesso sindaco del capoluogo e della città metropolitana, ed è una commistione da non sottovalutare per le conseguenze che ne possono derivare. Comunque una fisionomia più associativa che di ente di governo autonomo in questi casi, quindi una duplicità di modelli che ridonda poi anche sul terreno possibile delle funzioni. Fermo restando la disomogeneità delle città metropolitane evocate dalla legge, a parte quello che diceva Cerulli su altre realtà potenzialmente metropolitane. Comunque, sulla base di questi presupposti, nel tempo che resta, quali funzioni delle città metropolitane? Qui si potrebbe fare, ma non possiamo farlo ovviamente, una disamina della evoluzione della questione funzioni delle città metropolitane a partire dalla legge 142 del 90, che è stato il primo testo in cui è emerso questo nuovo soggetto istituzionale locale, fino alla legge 265 del 99, poi il testo unico, dove sostanzialmente erano leggi regionali o statuti metropolitani approvati con legge nazionale a dover definire l'elenco delle funzioni. Poi si è arrivati alla riforma del titolo V e qui sono emerse una serie di altre soluzioni, in primo luogo legate alle cosiddette carte delle autonomie, che dovrebbero essere lo strumento di attuazione organica, soprattutto dell'articolo 117, secondo comma, lettera B, e del 118 per quanto riguarda il riassetto delle funzioni amministrative. E poi nella legge sul federalismo fiscale, la 42 del 2009, infine il decreto 95 del 2012, fino al testo attualmente in discussione. Cosa dire sommariamente? Che per quanto riguarda le funzioni bisogna distinguere, essenzialmente sono tutte funzioni considerate di area vasta da questo punto di vista, ma bisogna distinguere le funzioni fondamentali dalle ulteriori funzioni proprie, per utilizzare la formula del 118, da altre funzioni conferite alle città metropolitane dal legislatore statale o regionale a seconda della competenza per materia. Quanto alle funzioni fondamentali, che è la questione prima e principale, funzioni fondamentali sono delle invariate.
considerate fondamentali delle province, primo nucleo, primo zoccolo, cioè viene considerato necessariamente funzione fondamentale delle città metropolitane ciò che viene ritenuto funzione fondamentale delle province. Naturalmente qui dipende dall'elenco delle funzioni fondamentali delle province, da questo punto di vista si può dire che le carte delle autonomie contenevano dei testi molto più, per così dire, nutriti di funzioni fondamentali provinciali, mentre da ultimo c'è una visione molto restrittiva, circoscritta delle funzioni delle province. In ogni caso, al di là di questo, ci sono le funzioni, per così dire, peculiari delle città metropolitane. Alcune di matrice comunale, dicevo prima, elevate di livello. C'è una varietà di elenchi, di soluzioni in tutti questi testi a cui ho fatto riferimento. Nella legge sul federalismo fiscale l'elenco è circoscritto, ci sono essenzialmente solo in via provvisoria tre funzioni individuate come peculiari: la pianificazione territoriale generale delle reti infrastrutturali, la strutturazione di sistemi coordinati di gestione di servizi pubblici, la promozione e il coordinamento dello sviluppo economico-sociale. Nel testo Carta delle Autonomie c'è una visione più ampia, sono più numerose le funzioni peculiari metropolitane. Una soluzione intermedia è quella del decreto 95 del 2012, rinvio senza dar corso ad alcuna menzione specifica, arrivo a dire che invece la legge in discussione allarga le funzioni peculiari delle città metropolitane, ne elenca sostanzialmente sei lettere. Si tratta di funzioni di potenzialmente di rilevante portata, anche se naturalmente da definire concretamente ad opera del legislatore statale o regionale. Quindi c'è una questione aperta, perché in qualche maniera qui si aggiungono funzioni strategiche metropolitane, oltre a quelle strumentali, ad esempio sistemi di informatizzazione e poi sistemi coordinati di servizi pubblici, mobilità e viabilità, promozione, coordinamento, lo sviluppo economico, eccetera. Sono comunque funzioni che riguardano sia l'assetto del territorio, l'uso del territorio, sia lo sviluppo economico, sia i servizi sociali. Poi ci sono ulteriori funzioni, arrivo rapidamente a concludere, Presidente, ci sono le funzioni proprie che non sono ricomprese in questo elenco di funzioni fondamentali, ma che possono essere qualificate come tali dal legislatore statale o regionale, ex 118 secondo comma. Non ci sono testi di riferimento oggi su questo tipo di funzioni proprie ulteriori a quelle fondamentali. Ma voglio solo ricordare che potenzialmente si tratta di un elenco molto nutrito, perché qui ci sono le funzioni provinciali che ora sono gestite dalle province, che non fanno parte dell'elenco che la 1542 considera provinciali, che possono venire in rilievo. Poi ci sono le funzioni di area vasta attualmente gestite o accentrate a livello regionale, che dovrebbero essere finalmente decentrate a livello locale. E qui c'è un campo amplissimo che richiama anche tutti gli enti cosiddetti strumentali o dipendenti dalla regione, dagli enti locali, dovrebbero venir meno, essere soppressi o ridimensionati, e le funzioni dovrebbero passare agli enti territoriali autonomi. E poi appunto c'è un quadro complessivo che può essere ulteriormente potenziato ove il legislatore statale o regionale conferisse, in virtù di quel che prevede sempre il 118, ulteriori funzioni alle città metropolitane, così come agli altri enti locali. Qui c'è uno spazio potenzialmente ampio, in cui c'è però nel testo
nel testo di discussione una distinzione che a me pare francamente opinabile, che per le città metropolitane si può immaginare di ricollocare a questo ente quelle funzioni che invece nelle province non metropolitane dovrebbero essere riallocate ai comuni o alle regioni. Scelta, a mio parere, assai opinabile, in contrasto sia col principio di adeguatezza che con il principio di sussidiarietà. E quindi da questo punto di vista ci sono, come dire, profili di potenziale anche in costituzionalità sui quali non mi posso qui soffermare, ma si tratta di questioni assolutamente non secondarie che si sommano ad altre questioni che cito solo e chiudo, la questione in particolare della veste rappresentativa degli enti istituzionali di area vasta, che sono enti politici e che dovrebbero avere naturalmente organi rappresentativi della rispettiva comunità e non organi di secondo grado a elezione indiretta, problema che si pone per le province ma anche per tutte le città metropolitane che non optino per il modello del frazionamento del comune capoluogo. Auspico quindi che su questo terreno la 1542 venga ripensata. Professore, grazie. Aldo Sandulli, professore Sandulli. Grazie. In questi pochi minuti a disposizione toccherò quattro punti. A che cosa serve la città metropolitana? Che tipo di riforma? Che tipo di città metropolitana e i rapporti con le altre riforme. Qual è la finalità della città metropolitana? Se si dovesse giudicare dal dibattito, ovviamente non giuridico, ma dal dibattito che emerge dai media negli ultimi mesi, potrebbe sembrare che l'istituzione delle città metropolitane abbia la finalità di consentire risparmi di spesa, cioè che sia un fenomeno organizzativo strettamente collegato alla soppressione delle province e o allo svuotamento delle funzioni delle province nell'ottica della spending review. Oppure che l'istituzione di tale livello di governo locale rivesta valenza strategica sul piano politico congiunturale, costituendo un messaggio per l'Europa circa la messa in moto del processo di riforma istituzionale. Si rischia di perdere in tal modo il senso più profondo della istituzione città metropolitana, che è quello della costruzione di un progetto istituzionale per le generazioni future, ma anche più nell'immediato di volano per la ripresa economica del Paese. Se si guarda ai maggiori modelli stranieri, la grande Londra, la città-stato Berlino, l'area metropolitana di Barcellona, si comprende che la direzione da seguire è questa: quasi metà del PIL mondiale si produce nelle 40 regioni metropolitane più produttive del pianeta. Lo spazio metropolitano risulta il più adeguato a cogliere le opportunità della tecnologia e della conoscenza. Tra le 20 aree metropolitane più produttive del pianeta c'è soltanto Milano e sembra che ne uscirà nei prossimi anni. Approcciando il tema da questa angolazione, si comprende che il problema della città metropolitana deve essere affrontato allontanandosi dalla contingenza derivante da esigenze di spending review e invece affrontato in un'ottica progettuale di medio-lungo periodo, al fine di costruire un assetto organico degli enti locali che possa fornire il suo contributo alla ripresa economica. È infatti il discorso compiuto dalla Corte Costituzionale con la citata sentenza numero 220 del 2013,
Ovviamente la Corte ha analizzato il problema dal punto di vista della fonte di produzione, cioè della riforma degli enti locali operata dal governo Monti con decreto legge. E tuttavia la Corte poi, tra le righe, ha chiarito che una riforma istituzionale non va prodotta nella contingenza, non va giustificata con profili congiunturali. La strada maestra indicata implicitamente dalla Corte è quella della riforma costituzionale, cui dovrebbe seguire un intervento legislativo del Parlamento. Ora, c'è anche però da dire che ha assolutamente ragione il Presidente Patroni Griffi nel precisare che, diciamo, operando di questo passo, le riforme istituzionali poi non si fanno. Il nostro Paese ha già perso 25 anni in ordine alla città metropolitana, e quindi la direzione intrapresa è stata quella probabilmente di procedere attraverso un effetto domino, attraverso un disegno di legge ordinario che proceda parallelamente alla riforma costituzionale, anche se questo percorso parlamentare poi mostra un certo tasso di contingenza. C'è in particolare un punto nel disegno di legge da cui si evince questo profilo. Bisogna dire che il disegno di legge è molto migliorato nell'ultima versione derivante appunto dal passaggio in commissione parlamentare. Il punto cui faccio riferimento deriva dall'articolo 3,9 attuale, coordinato, disposto con l'articolo 3,2. Un terzo dei comuni ricompresi nel territorio della provincia, diciamo, si istituisce un ente che inizia, cioè la città metropolitana, che inizia a predisporre le modalità di funzionamento, con la possibilità successiva che un terzo dei comuni stessi delle città metropolitane ne fuoriescano, e tuttavia, se ho ben compreso, all'articolo 2,2, con l'ulteriore poi successiva possibilità che nel procedimento ex articolo 133 della Costituzione si possano poi ulteriormente andare a rivedere le circoscrizioni provinciali e l'adesione alla città metropolitana. Ecco quindi che qui, tra l'altro, con interventi di Regione e Consiglio dei Ministri. Ecco quindi che questo profilo segnala un elemento di fretta nella emanazione di questo testo legislativo e quindi il profilo di contingenza della riforma. Che tipo di città metropolitana? Una città metropolitana, per le ragioni dette all'inizio, probabilmente sarebbe bene che sia un ente forte, sia funzionalmente, sia politicamente, e da questo punto di vista il disegno di legge costituzionale che attribuisce, diciamo, il ruolo, per così dire, di secondo livello all'ente città metropolitana non sembrerebbe andare in questa direzione. Dal punto di vista delle funzioni, il disegno di legge ordinario è interessante, perché l'articolo 9 del disegno, come è passato in commissione parlamentare, dà un quadro piuttosto ampio, molto ampio, delle funzioni delle future città metropolitane.
Io qui posso non soffermarmi su questo punto perché il professor De Martin ha fatto una disamina molto accurata, ma si tratta delle nervature principali di una metropoli che verrebbero assegnate alla città metropolitana, pianificazione strategica, SIEG, servizi di interesse economico generale di ambito metropolitano, promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione, mobilità e viabilità. Poi ci sarebbero le funzioni delle province previste nell'articolo 15 del disegno di legge. C'è da tener conto dei rapporti con i comuni, quindi funzioni che potrebbero salire, e anche il punto molto interessante, l'articolo 9,2 bis attuale, in cui appunto Stato e funzioni possono, Stato e regioni, scusate, ciascuno per le proprie competenze, possono attribuire ulteriori funzioni alle città metropolitane in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Quindi, andando in porto il disegno di legge, il 2014 poi sarebbe speso, oltre che per i profili di organizzazione dell'ente, per verificare appunto il novero di funzioni, perché questa poi è una lista che rimane in buona parte aperta, come ha chiarito il professor De Martin, va riempita di contenuti. Dal punto di vista strutturale, invece, l'istituzione mi sembra debole, forse ancora più debole della provincia. Innanzitutto mi pare che siano troppe queste città metropolitane, Reggio Calabria e poi sulle regioni a statuto speciale, addirittura potenzialmente Trieste e Cagliari. E ci sono dei profili appunto che potrebbero costituire degli elementi di debolezza. Il disegno di legge descrive due modelli principali, uno e poi con dei sottomodelli all'interno, uno in cui il comune capoluogo funge da traino e guida, e l'altro invece relativo alla elezione diretta. Questo ovviamente dipende dalla conformazione dei comuni dell'area, e quindi è condivisibile questa struttura del disegno di legge. Ci sono appunto questi profili di debolezza, però, che sono legati da un lato ai comuni appunto che fanno parte della città metropolitana, e nel profilo che ho già segnalato dell'articolo 3, ma anche al fatto che arrivare all'elezione diretta è una strada che sembra molto stretta nel disegno di legge. L'elezione diretta è possibile da statuto, c'è un legame molto, il processo passa per il comune capoluogo, viene formulata un'articolazione del territorio del comune, il capoluogo in più comuni, la proposta viene formulata dal comune capoluogo, la delibera del comune capoluogo, e poi ci sarà un referendum tra cittadini della città metropolitana. Ecco quindi che se nel modello intercomunale il sindaco del comune capoluogo ha la posizione più rilevante dal punto di vista della struttura, poi dovrebbe attivare tutti i passaggi per pervenire alla elezione diretta. C'è poi una norma che disegna per le città metropolitane superiori ai 3 milioni di abitanti una sorta di diarchia, se ho capito bene. Lo statuto prevede la costituzione di zone omogenee, il comune capoluogo,
che il comune capoluogo abbia realizzato questa ripartizione del proprio territorio in zone dotate di autonomia amministrativa, ma sembra implicitamente ricavarsi, se ho capito bene, che resti anche il sindaco del comune capoluogo, quindi ci sarebbe contemporaneamente il sindaco metropolitano e il sindaco del comune capoluogo. Il disegno di legge sconta, a mio avviso, due difetti principali: il processo condizionato dall'esigenza di fare in fretta e poi l'opzione piuttosto netta per una città metropolitana, appunto, diciamo, incentrata sul sindaco del comune capoluogo. Ciò posto, però, bisogna riconoscere che il disegno di legge nella parte sulla città metropolitana è molto migliorato nel passaggio in Parlamento e si spera che possa ancora migliorare ulteriormente nel percorso parlamentare. Per chiudere, il presidente Patroni Griffi ha chiarito che la scelta a monte è stata di iniziare il processo di riforma istituzionale da province e città metropolitane, lasciando sullo sfondo il resto, regioni e Stato. Il tentativo, appunto, è di iniziare un processo e poi da questo fare ulteriori passi. Mi fa molto piacere che nel suo intervento introduttivo il Presidente Patroni Griffi abbia citato il punto cruciale, cioè la riforma dell'amministrazione periferica dello Stato. E bisogna anche dire che diciamo, è vero che il regionalismo ha fallito e ha ecceduto in poteri gestionali, ma è anche indubbio che accanto alle pecche delle regioni vi è stato nel corso degli anni un atteggiamento poi del centro tendente a trattenere le funzioni proprio al centro. Bisogna dire anche che la Corte Costituzionale gli ha dato spesso una buona mano. Insomma, per chiudere, istituiamo ora le città metropolitane per le ragioni suddette, ma non facciamo che esse diventino il nuovo vaso di coccio tra regioni e comuni. Senza una città metropolitana autonoma e forte politicamente e funzionalmente, il rischio che si corre è quello di perdere uno degli strumenti di sviluppo e di innovazione più efficaci per il futuro dei nostri giovani. Fare in fretta dunque, ma come dice la Corte Costituzionale, pensare a un progetto di riforma istituzionale di medio-lungo periodo. Grazie. Il professore Vandelli chiude gli interventi dei relatori. Grazie Presidente. Mentre il Parlamento italiano si accinge a questa serrata tornata di lavoro sulla riforma delle città metropolitane, in questi giorni stanno lavorando anche il Parlamento spagnolo e il Senato francese, peraltro su un testo sulle metropole già approvato dall'Assemblea nazionale, con dei segnali importanti, a mio avviso, che possono essere un utile punto di riferimento, un utile elemento di riflessione anche per noi. La legge francese prevede 4 modelli di metropoli. C'è un modello specifico per Parigi, uno per Lione, uno per Aix-Marsiglia e un modello generale che si applica alle altre metropoli. Si calcola una decina, con delle diversità di fondo, a dispetto di ogni nostra mitica visione della Francia come modello patria dell'uniformismo e dell'accentramento. In tutti quei nostri paesi sta mutando nell'essenza profonda l'autonomia, il modo di concepirla, il modo di congegnarne gli strumenti.
la stessa approvazione diffusa nell'Europa di revisioni costituzionali per introdurre il principio di equilibrio di bilancio induce a ripensare le modalità di sviluppo dell'autonomia. Con una forte, guardate che il problema si pone anche rispetto alla sovranità dello Stato, c'è chi dice che oggi ormai la sovranità tende ad essere cooperativa, cioè in un mondo che sempre più a livello europeo o a livello internazionale, con regole di diritto pubblico ma anche con regole di diritto privato, incide sulle scelte interne dei singoli Stati, il tema di partecipare alla sede in cui si assumono le decisioni diventa determinante. Terza considerazione, i paesi a noi vicini sottolineano molto l'esigenza di organicità, l'esigenza di una riforma che intervenga sulle autonomie in un disegno strategico. La legge sulle metropoli francese è uno dei pezzi, dei tre elementi che costituiranno il cosiddetto atto 3 della decentralizzazione, partita nell'82 dalle riforme di Mitterrand. La legge spagnola si propone di essere una riforma di sistema e è evidente per quanto riguarda noi il fermo richiamo che deriva dalla sentenza 220 della Corte Costituzionale. Dobbiamo uscire dalle logiche di emergenza, dobbiamo uscire dagli interventi estemporanei e contingenti, se non frammentari e parcellizzati. Il disegno del governo interviene su un tema che ormai ha 23 anni di storia legislativa, senza considerare quelli precedenti che avevano anticipato la legge 142 del 90. Ci sono dei difetti, ma condivido pienamente la considerazione di Filippo Patroni Griffi. Anche particolarmente in questo caso il meglio è nemico del bene. Però questo disegno ha degli elementi di importante innovatività, proprio rispetto a questi travagliati 23 anni, particolarmente uscendo da alcuni avvitamenti del dibattito che avevano paralizzato molto a lungo, in primo luogo il territorio. Noi ci siamo attardati anni e anni in ogni realtà nelle due fazioni sostenitrici dell'area stretta e dell'area vasta, discussione che ha portato pressoché ovunque alla paralisi, visto che nessuno dei due partiti riusciva a prevalere sull'altro. Oggi quantomeno si parte da un punto di riferimento, il territorio è quello provinciale, salvo che. Quindi c'è una partenza identificata. Secondo, ugualmente tutte le progettazioni e le discipline pregresse partivano da complicati procedimenti per decidere se in una determinata realtà istituire la città metropolitana. Qui noi abbiamo dei procedimenti con una serie di cadenze che portano a decidere come realizzare la città metropolitana, ma con dei precisi termini che portano sostanzialmente alla conclusione del processo con l'approvazione dello statuto entro il 2014 o pochi giorni dopo. L'elezione indiretta.
secondo me è un elemento fondamentale di superamento di stratificazioni, di frammentazioni, di strutture, funzioni, classi politiche. Il mille foglie italiano, la sovrapposizione di livelli a ciascuno dei quali deve corrispondere la distribuzione di diverse risorse, di diversi ruoli e appunto di diverse dinamiche politiche, ciascuna in qualche modo autonoma per proprio conto. Credo che dobbiamo voltare pagina puntando invece ad una coesione delle grandi aree del paese, ad un governo condiviso, ad un governo che consenta integrazione. In questo, guardate che il collegamento alla elezione diretta dello smembramento del comune capoluogo è fattore imprescindibile. Il disegno come è uscito dalla commissione prevede due modelli in realtà. Questo smembramento è necessario presupposto nelle realtà inferiore a 3 milioni, mentre non è più necessario nelle tre realtà superiori a 3 milioni. Ora, abbiamo poco tempo, arrivo alla conclusione, ma vi immaginate un governo metropolitano duale con un sindaco metropolitano eletto accanto, sopra, a fianco, sotto al sindaco del capoluogo con il livello di radicamento storico che ha nel nostro paese il grande comune capoluogo? Non so, ho studiato molti casi, però mi piacerebbe che qualcuno mi portasse un solo esempio in Europa o nel mondo di una bizzarria di questo tipo. Il consolato tra due soggetti, tra due persone e tra due organi eletti direttamente con una forza davvero estremamente rilevante e dirompente nella convivenza. Nel mondo abbiamo solo due realtà, due possibili modelli, o Londra o modello associativo, alla francese, alla spagnola, eccetera, cioè o una città metropolitana che si radica nella coesione tra i soggetti esistenti e che ha per baricentro il grande comune capoluogo, o una città metropolitana eletta direttamente, ma che sotto non ha il grande capoluogo. A Londra non avete il grande comune capoluogo di Londra. Londra ha sotto 33-34 bodies di prossimità che sono grosso modo paragonabili l'uno all'altro. E allora credo che produrre una distorsione di questo genere sarebbe veramente dirompente, tanto più se la immaginiamo come modello per le realtà proprio più complicate e rilevanti nel paese. Ulteriore considerazione, abbiamo detto che è rilevantissima la flessibilità, ci deve essere una coesione, un disegno, ma questo disegno va modulato a seconda delle esigenze delle realtà del territorio. Le 10, quante sono, città che vengono considerate, sono profondamente diverse l'una dall'altra. Detto questo, lasciatemi spezzare una piccola lancia a favore del testo del governo,
il governo prevedeva questa flessibilità secondo un disegno diretto, una regia metropolitana che parte dallo statuto della stessa città metropolitana, che potrebbe consentire di modulare per aree le funzioni metropolitane. Questo si è eliminato prevedendo invece delle convenzioni caso per caso con singoli comuni. Un disegno del genere non sta in piedi, un disegno del genere porta ad un Arlecchino, ad una città metropolitana che si prepara a gestire una serie di funzioni in una serie di realtà, ma a invece delegare di volta in volta a seconda di chi chieda, di chi si proponga di volta in volta. Infine, un'ultima cosa impopolare, ma lasciatemela dire. Io questa affermazione della gratuità delle funzioni di chi si assume un ruolo di responsabilità immane, questo capisco che siamo nella fase in cui l'Italia è governata da Stella e Rizzo, ma credo che ci voglia un minimo di ponderazione e credo che immaginare addirittura il sindaco metropolitano nell'ipotesi in cui venisse eletto direttamente sarebbe gratuitamente, quindi si immagina che sia un rentier che può permettersi di fare il gestore pagando l'assicurazione per le responsabilità che si assume con le proprie rendite di famiglia. Francamente mi sembra una bizzarria che è difficile da accettare. Grazie. Grazie. Così siamo, per fortuna, nel rispetto dei tempi, grazie ai relatori. Ora abbiamo 4 interventi programmati e chiederei anche a loro il rispetto dei tempi. E cominciamo col professore Alberto Lucarelli. Allora, grazie Presidente, buongiorno a tutti. Il mio intervento era calibrato principalmente sul testo poi emendato in commissione appunto in settimana, quindi con piacere vedo che scompare un'ipotesi, tra l'altro evocata anche al professor Staiano prima, che era l'ipotesi in cui il sindaco metropolitano fosse il sindaco del comune capoluogo e che il consiglio formato da sindaci di comuni con più di 15.000 abitanti sotto il profilo diciamo così della loro rappresentatività non c'erano, e quindi la prima ipotesi mi sembra scomparire, quell'ipotesi in cui il consiglio metropolitano appunto non fosse anche rappresentativo dei comuni al di sotto dei 15.000 abitanti, che poneva ovviamente tutta una serie di perplessità e dubbi in relazione al principio di ragionevolezza, quindi all'articolo 3, una serie di dubbi in merito alla compatibilità con l'articolo 133 e con l'articolo 5. Questa ipotesi di forma di governo mi sembra appunto scomparire. Rimangono quindi sostanzialmente due modelli, due ipotesi, anche se poi con una serie di variabili come è stato prima evidenziato. Diciamo l'ipotesi in cui, che poi è l'ipotesi prevalente, diciamo in cui nel modello in cui il sindaco appunto coincide con il sindaco del comune capoluogo ed il consiglio appunto sia eletto da sindaci e consiglieri di tutti i comuni parte della città metropolitana. Qui ovviamente il tempo non mi consentirà di approfondire, ma il tema mi sembra più interessante è il rapporto tra governabilità e rappresentatività.
In merito alla questione della governabilità e in particolare quindi al rapporto che dovrà intercorrere tra sindaco della città metropolitana, quale sindaco del comune capoluogo di provincia e consiglio, ovviamente potrebbe verificarsi la mancata coincidenza tra appartenenza politica del sindaco metropolitano e appartenenza politica della maggioranza dei consiglieri. L'istituto quindi finalizzato alla governabilità si potrebbe articolare nel rapporto tra sindaco e consiglio, nel senso della centralità di quest'ultimo, quale organo di indirizzo, chiamiamolo così, politico-gestionale, e però la relazione in termini, diciamo, di governabilità potrebbe essere recuperata nell'ambito dello statuto, prevedendo un'ipotesi, diciamo, di, tra virgolette, rapporti fiduciari tra sindaco e consiglio metropolitano. A differenza del modello, appunto, del testo governativo, cioè appunto il testo in cui nella prima ipotesi non era prevista la partecipazione, la presenza, la rappresentanza, diciamo, dei comuni al di sotto dei 15.000 abitanti, sotto il profilo della rappresentatività, ovviamente questa ipotesi non sembra, ovviamente bisogna vedere il meccanismo elettorale del Consiglio metropolitano, però ecco, da una prima lettura ovviamente non si pongono quei problemi fisiologici che invece si ponevano nella ipotesi governativa, e quindi una rappresentatività, diciamo così, diffusa di tutti i comuni che incidono all'interno dell'area metropolitana. Il meccanismo elettorale del Consiglio metropolitano è decisivo ai fini ovviamente della governabilità e del rapporto tra Consiglio e Sindaco. Il testo governativo prevede un voto ponderato, a me sembra questo conservato, un voto ponderato per ciascun elettore, che consente comunque di assegnare a tutti i cittadini metropolitani un voto uguale, anche se ovviamente attraverso una elezione diretta. Calcolo che avevo fatto sul testo governativo è che circa all'interno del Consiglio metropolitano, con questa ipotesi, circa un terzo fosse rappresentato, diciamo, dal comune capoluogo di provincia. Ovviamente questo modello, quindi questa ipotesi, potrebbe essere associata attraverso un intervento, come dicevo prima, importante in sede statutaria, e quindi associato, diciamo, ad istituti di garanzia delle minoranze che, a differenza nel caso che scompare nel testo ora emendato, sarebbero appunto tutte rappresentate, diciamo, sarebbero tutte rappresentate in consiglio le minoranze, mentre nel testo precedente no. Però ecco, l'idea di un raccordo tra consiglio e sindaco della città metropolitana, ripeto, prevedendo ipotesi di rapporto fiduciario, cioè ad esempio una nomina che il sindaco, il potere di nomina da parte del sindaco di consiglieri che possano svolgere una funzione, tra virgolette, di giunta, anche se la giunta appunto non è previsto, ma che possano svolgere una funzione di delegati e di raccordo, ecco, allora in questo caso si potrebbe immaginare nello statuto un voto non vero e proprio rapporto fiduciario, ma ad esempio un rapporto di non sfiducia alla francese, ad esempio, oppure di gradimento da parte, diciamo, del consiglio verso questa giunta, che non si può chiamare giunta, ma di una sorta di gabinetto, diciamo, del sindaco della città metropolitana. Questa ipotesi, quindi, questo modello, che prima era il secondo nell'ipotesi governativa e che ora sembra appunto il primo modello, il modello principale, sembra quindi decisamente preferibile a quello che era stato previsto nella prima ipotesi del modello governativo, perché assicura rappresentatività al Consiglio di tutti i cittadini metropolitani, essendo appunto il Consiglio metropolitano esplicitamente definito organo di indirizzo della città metropolitana. E non essendo tale il sindaco, la legittimità, diciamo, della istituzione della città metropolitana rispetto agli articoli 133 e 5 della Costituzione va appunto risolta proprio garantendo la rappresentatività del Consiglio. E dunque nell'assetto normativo è il Consiglio
che è l'organo centrale della città metropolitana, al quale appunto è assegnata la funzione di indirizzo politico, e di conseguenza il tema della governabilità. Per garantire governabilità non si può che prevedere, come dicevo prima, in sede statutaria appunto un rapporto fiduciario che appunto preveda la centralità del Consiglio associandolo appunto al tema della governabilità. Il terzo modello, che poi diventa a questo punto il secondo e chiudo, cioè il tema della elezione diretta del sindaco metropolitano con quelle variabili che venivano evidenziate prima. Ecco, questo appare da una prima lettura, diciamo, incoerente ed ambigua, diciamo, l'ipotesi di elezione diretta del sindaco metropolitano e del consiglio metropolitano a suffragio universale da parte dei cittadini della città metropolitana. Ma perché, diciamo, appare ambigua e anche, come dire, disorganica rispetto all'assetto istituzionale? Perché il sindaco ha poteri appunto della città metropolitana, ha poteri di impulso dell'attività dell'ente e di proposta, ma non può interferire nel procedimento di approvazione del consiglio e non può, diciamo, secondo una logica anche duale, diciamo, partecipare alla fase di determinazione dell'indirizzo politico gestionale. Quindi cosa accadrebbe? Diciamo, cosa potrebbe venirsi, diciamo, a verificare? In cosa consiste l'incoerenza? È evidente che l'incoerenza fra la disposizione sulle funzioni e i poteri degli organi, in particolare del Consiglio, e la previsione dell'elezione diretta del sindaco da parte dei cittadini metropolitani pone effettivamente una sorta di incoerenza nel senso di uno scompenso tra un'investitura diretta e poteri che effettivamente appunto sono attribuiti, che gli sono attribuiti e che non sono poteri appunto di determinazione dell'indirizzo politico, rischia di determinare delle derive che su scala più ampia vengono normalmente definite le derive derivanti dalle democrazie di investitura. Non voglio usare il termine plebiscitario, ma comunque dove c'è uno scompenso tra un assetto normativo che attribuisce un circoscritte, diciamo, funzioni e comunque non decisive nella determinazione dell'indirizzo politico, e dall'altra parte l'aspettativa ovviamente che ha un organo che riceve un'investitura diretta da parte del corpo elettorale, determina, appunto, può determinare quelle patologie tipiche delle democrazie di investitura rispetto alle democrazie di indirizzo. Grazie. La dottoressa Monda, che è il segretario generale della provincia di Napoli. Temo che si debba spostare anche lei, perché... Buongiorno, grazie intanto all'Università Federico II per aver accolto unitamente all'Università Sor'Orsola Benincasa l'invito rivolto dall'amministrazione provinciale ad organizzare questo incontro. Peraltro in questo momento storico così delicato, mentre noi siamo qui in Parlamento, si discute sulla proposta di legge 1542. La scelta dell'amministrazione provinciale di chiamare in causa l'università è ovviamente legata alla necessità che sia l'università come luogo di studio lontano, diciamo, da una parte dalla realtà concreta a suggerire le soluzioni. Tuttavia questo percorso non può che essere coordinato alle esperienze già maturate. Gli ultimi 20 anni di storia delle amministrazioni provinciali hanno dimostrato che le amministrazioni provinciali, nonostante le enormi difficoltà, sono riuscite a gestire su scala vasta una determinata serie di funzioni estremamente complesse, e per questo unitamente ai colleghi dirigenti e ai funzionari tutti della provincia il nostro ente ha ritenuto di dover mappare le funzioni che attualmente sono gestite. Non si può che partire dalla mappatura delle funzioni per poter vedere l'entità di un ente di governo di area vasta. È necessario quindi partire dall'esistente, partire dall'esperienza maturata, dalle professionalità e dalle competenze sviluppate negli enti di governo che hanno avuto nel corso di questi ultimi anni, sia che hanno svolto sia funzioni di coordinamento nelle materie dell'urbanistica, della programmazione territoriale, dei trasporti pubblici, della programmazione scolastica, dello smaltimento dei rifiuti, sia hanno svolto funzioni di regolazione ed erogazione di servizi in materie molto complicate come quelle del mercato del lavoro, dell'agricoltura e dell'agraria,
della manutenzione e gestione degli edifici scolastici, della viabilità e della tutela e valorizzazione dell'ambiente. Io vorrei portare solo un punto di vista, un esempio concreto dell'applicazione del disegno di legge così come formulato dal governo e ancorché emendato, in parte migliorato dalla commissione, per rappresentare le disfunzioni che nell'immediato si realizzerebbero. Puoi andare avanti, grazie. Le slide. Attualmente la provincia gestisce tutto il sistema delle scuole secondarie superiori e il disegno di legge invece 1542 trasferisce dalle province ai comuni la materia dell'edilizia scolastica, lascia invece in capo alle province la materia della programmazione della rete scolastica. Quindi da una parte giustamente il disegno di legge riconosce il livello istituzionale provinciale come quello più idoneo a programmare la rete scolastica, tanto da lasciare questa funzione in capo all'ente di area vasta, ma spezza il legame che caratterizza la programmazione provinciale rispetto all'edilizia. Programmazione provinciale e edilizia, gestione del patrimonio, non possono che andare di pari passo. Esiste infatti una stretta correlazione tra l'offerta formativa e i contenitori, cioè le scuole in senso tecnico. Com'è possibile quindi immaginare di programmare la rete scolastica provinciale senza la gestione diretta del patrimonio e dell'edilizia? Com'è possibile non tener conto che la programmazione passa attraverso il dimensionamento, che deve fare conti con gli spazi disponibili, con le risorse necessarie per la manutenzione? Com'è possibile scindere la programmazione dalla formazione professionale e ancor di più dal mercato del lavoro? Forse sarebbe più opportuno che il governo rivedesse questa dicotomia che si è creata tra la programmazione, perché le funzioni vanno gestite in maniera unitaria. La carta, più avanti c'è una slide in cui io ho tenuto a rappresentare che la Carta Europea delle Autonomie disciplina in maniera molto molto puntuale la necessità che siano gli enti territoriali ad avere l'affidamento delle funzioni in maniera completa e integrale. Se continuiamo a creare confusione tra i livelli di governo, in sostanza non andiamo avanti. La questione strategica di cui parlavano i professori prima di me sono state anche ascoltate dall'amministrazione provinciale, che ha organizzato nell'ultimo anno incontri con le province di Barcellona, con Berlino, per poter ascoltare le esperienze degli Stati europei. Forse allontanarsi, quindi il punto di vista europeo ci potrebbe aiutare a correggere, e questo è il momento giusto, quindi invito il sottosegretario, diciamo, a dare ascolto alle istanze che vengono dalle province per poter correggere quella che è una riforma necessaria. Tutti condividiamo, non siamo qui a difendere le province tout court nell'assetto attuale, che comunque manifesta delle disfunzioni, ma le disfunzioni derivano dal non aver attuato le riforme che pure erano state programmate. Quindi la proposta passata in commissione raccoglie le istanze dell'UPI nella misura in cui espressamente prevede che i comuni possono raccordarsi con le province per poter restituire alle province la gestione degli edifici, ma non si può rimettere a accordi con i singoli comuni una materia così delicata, né è pensabile che, così come è scritto nella proposta 1542, che le funzioni siano rimesse a un momento successivo, al momento dell'accordo Stato-Regioni, peraltro in un termine di 3 mesi, un DPCM che prevede un termine ordinatorio. La mappatura delle province deve essere immanente e contestuale all'emanazione della legge, quindi se fosse possibile già in questa fase correggere il tiro e per impedire che poi in sede attuativa ci siano degli effetti distorsivi. Grazie mille, buongiorno. Il dottor Ferrara, capo dell'ufficio legislativo del Presidente della Regione. Qui. Allora, il tema di questo convegno coglie uno degli aspetti del più ampio cantiere di lavoro che riguarda il riordino delle autonomie territoriali.
La scelta del tema nasce da un particolare interesse della città di Napoli e del suo territorio provinciale, nella sua area metropolitana, nei confronti appunto del futuro assetto istituzionale pensato da questo disegno per la città metropolitana, in questo caso di Napoli. Credo che sia una scelta particolarmente felice, non solo perché coglie un aspetto particolare di particolare interesse per questa città e la sua area, ma anche perché coglie un aspetto del cantiere di riforma dell'autonomia territoriale della Repubblica che tende a valorizzare la Costituzione vigente e a dare attuazione alla riforma del titolo V nella sua seconda parte. Ed è in questo cantiere una rarità, perché questo non si può dire degli altri aspetti, necessariamente gli altri aspetti della riforma, e sicuramente di città metropolitana si è cominciato a parlare con la 142-90, quando per la prima volta si è pensata alla città metropolitana, poi defluita nel testo unico degli enti locali e poi costituzionalizzata dalla riforma del titolo V. Ciononostante, come molte parti del titolo V non direttamente applicabili, il sistema di controllo sugli atti amministrativi che è stato eliminato anche per l'evidente fallimento che dopo la fine di Tangentopoli aveva manifestato essere sostanzialmente piuttosto un elemento di rallentamento dei procedimenti che un effettivo controllo utile ai fini a cui sarebbe stato mirato, l'eliminazione del controllo preventivo sulle leggi, ma tutto ciò che invece aveva necessità di una più forte attuazione, tolta la pur nobile insomma, legge da loggia, non ha trovato una effettiva applicazione. Quindi da questo punto di vista la città metropolitana è soltanto uno degli aspetti di inattuazione, e positivo che oggi si colga la necessità di dare attuazione quantomeno a questo aspetto del titolo V che è oggi messo in discussione per tanti altri aspetti. C'è da chiedersi se l'errore sia stato introdurre delle riforme sul titolo V o se molti dei difetti che noi adesso percepiamo nel sistema di autonomie non sia piuttosto la conseguenza della mancata attuazione di questo titolo V della seconda parte della Costituzione. E su questo si deve fare una riflessione anche un po' più attenta. Però diciamo che la prima parola da cui partire, la prima parola chiave di questo intervento del governo in questa materia è una parola sicuramente positiva che va appunto a definirsi attuazione della Costituzione del suo titolo V. E finalmente, insomma, sicuramente positivo. Un altro elemento che potrebbe almeno in prima vista sembrare pienamente positivo è il fatto che in questo modo si valorizza un altro aspetto della riforma del titolo V, cioè l'introduzione del principio di differenziazione. E quindi non più l'idea che il sistema provinciale fosse un sistema omogeneo e generale, ma per le aree metropolitane si poteva immaginare una differenziazione di modello importante. E in questo senso sicuramente si va. Ecco, è difficile però percepire in questo cantiere aperto di riforma quanta differenziazione effettivamente avremo con l'introduzione della città metropolitana, perché questo dipende da una diversa evoluzione di due diversi disegni di legge, uno ordinario, appunto, disegno del Rio, e uno di riforma della Costituzione, che da un certo punto di vista non sono nemmeno del tutto coerenti, perché da una parte si pensa di trasformare le province in istituzioni elettive di secondo grado, e qualcosa del genere, sia pur con le differenze per le città metropolitane, e dall'altra parte, invece, con una legge costituzionale si pensa di sopprimere le province. Le due cose non stanno del tutto insieme. Ora, e quindi diciamo che nel primo caso le città metropolitane sarebbero una sorta di province metropolitane dotate di forme particolari di autonomia, nel secondo caso invece, qualora tutte le province venissero soppresse, non avremo solo una differenziazione che investe le funzioni e le modalità di funzionamento della città metropolitana, ma anche, a voler prendere la soppressione delle province sul serio, un sistema di governo delle funzioni di area vasta fortemente non solo differenziato, ma anche asimmetrico sul territorio. Quindi si introdurrebbe una differenziazione per asimmetria, cosa non particolarmente sviluppata fino a questo momento. E quindi nelle aree metropolitane istituzioni di governo dedicate per la gestione delle funzioni di area metropolitana. E nel resto del territorio nazionale soluzioni differenziate, presumibilmente regione per regione, che riassegnano le funzioni di area vasta a un maggior numero di unioni di comuni per un processo di diffusione, quindi con una moltiplicazione di soggetti, o
o un'alternativa, o per scelte parzialmente difformi, sempre regione per regione, che conferisca, che attribuisca, che tenga in capo della regione queste funzioni precedentemente svolte dalle province, che magari a tal fine sviluppino delle agenzie dedicate. C'è anche la possibilità che semplicemente, che possa essere semplicemente un gioco da questo punto di vista nominalistico, la soppressione di province, rinascano le province come province regionali, magari cambiando la denominazione si possa anche riscoprire la vecchia tentativo poi abortito di soluzioni comprensoriali nel primo regionalismo, e quindi fare una sorta di province regionali. Quindi diciamo, la seconda parola chiave, quindi differenziazione, non siamo in grado di cogliere l'elemento di differenziazione fino a quanto sarà spinto, perché questo dipende da due percorsi diversi avviati dallo stesso governo, e dove il governo prima o poi ci dovrà dire qual è l'intenzione vera, perché non è chiarissimo. La terza parola chiave, devo dire purtroppo, è disconoscimento del ruolo che la Costituzione assegna alla Regione, per l'istituzione delle città metropolitane. Su questo non mi vorrei soffermare più di tanto, perché è un aspetto insomma più dottrinario, ma certamente l'istituzione della città metropolitana non è una materia definita dalla Costituzione o riferibile a una delle competenze costituzionalmente assegnate, e quindi è una funzione residuale. Come la Corte ci ha assegnato, certamente lo Stato può rivendicare per sussidiarietà questa competenza, però evidentemente vanno rispettate i vincoli che la Corte ci ha insegnato in questa materia, quindi a scendere al di là di un'intesa forte, debole, o quantomeno anche soltanto una consultazione della Regione, espone fortemente questo passaggio della riforma a dubbi di legittimità costituzionale. E quindi diciamo, potrebbe essere opportuno, e al di là che legittimo, che le Regioni vengano sentite, intanto per stabilire quali devono essere città metropolitane, perché l'idea traslatice che nasce da lontano, che devono essere questi 10, è un'idea che non è fondata su nulla, cioè nessuno ci spiega perché questi 10, e non, le città metropolitane, diciamo, quelle vere, sicuramente sono oltre Napoli, Milano, Roma, andare fino a Reggio Calabria, qualcuno forse ci potrebbe spiegare quali sono i criteri che stabiliscono il passaggio di una città, magari capoluogo, non so, di regione. Reggio Calabria non lo è, oppure no, capoluogo di provincia, cosa la fa sorgere a metropolitana? Cioè, ci vorranno dei criteri, e forse su questo potrebbe essere utile un'intesa con le regioni, in primo luogo, ma con le regioni, fra l'altro, ci sarebbe necessario un coinvolgimento pieno per la delimitazione dei territori. Ci è stato ricordato prima, proprio da Cerulli-Renzi, come presumibilmente questi territori in tutti i casi sono sbagliati. Cioè, Cerulli-Renzi per la città di Napoli forse un po' meno, ma nel caso della città di Napoli sicuramente la città metropolitana va al di là della provincia. Quindi anche la mera trasformazione della provincia alla città metropolitana è un meccanismo imperfetto nel risultato, ma imperfetto nel metodo, cioè l'esclusione totale delle regioni da questa fase. Questo diciamo è la terza parola chiave. La quarta parola chiave che caratterizza questo intervento per me è deficit democratico. Ora, è stato ricordato in primo luogo da Stagliano che la rappresentanza istituzionale di secondo grado non fa venir meno il carattere democratico della nuova istituzione territoriale della comunità della città metropolitana. Tuttavia, in tal caso, è necessario che anche il sindaco metropolitano sia elettivo e non solo il consiglio metropolitano, perché altrimenti verrebbe meno anche il meccanismo democratico in secondo grado, o sarebbe soltanto parzialmente in secondo grado, perché riguarderebbe il consiglio, ma non anche il sindaco metropolitano. Ora, alcuni hanno voluto ricordare che nella carta delle autonomie locali si ritiene che gli enti locali debbano essere attivi in primo grado, forse questo è superabile, insomma, che non debba essere un'elezione diretta,
ma quello stesso articolo 2 della Carta delle autonomie locali ricorda che non è caso che debba essere un rapporto diretto tra i consigli e gli organi esecutivi responsabili nei loro confronti. Quindi, diciamo, in questo caso si dovrebbe superare una doppia difficoltà. Non solo bisogna dimostrare che sia sufficiente un'elezione in secondo grado, ma occorre dimostrare che sia sufficiente un'elezione in secondo grado del solo consiglio e non anche di un organo esecutivo responsabile. E anche questo potrebbe essere un elemento di difficoltà, però andiamo alla sostanza, diciamo, passiamo avanti, vediamo come si possa risolvere meglio questa situazione. La quarta parola chiave, dopo deficit democratico, è conflitto. È conflitto perché la nascita di questa città metropolitana, così come è pensata, intanto perché va a pescare alcune delle funzioni, tra le funzioni della regione, intanto perché va a pescare alcune delle funzioni, tra le funzioni dei comuni, in parte perché va a dividere le funzioni tra la città metropolitana e la eventuale provincia residuale Ciambella intorno alla città metropolitana. Per tutti questi motivi, diciamo, il rischio che si determinino dei conflitti è elevato, è necessariamente elevato, e quindi potrà determinare quantomeno in prima istanza delle difficoltà. E quindi, peraltro, vi è da dire che sulle funzioni che vengono attribuite, che verranno gestite da questa città metropolitana con ordini elettivi di secondo grado, sono funzioni delicate, quali la gestione, per esempio, del ciclo dei rifiuti o la scelta di localizzazione nell'ambito di pianificazioni territoriali di riferimento. È facile immaginare che istituzioni sostanzialmente di carattere derivato dai comuni possano gestire con difficoltà queste scelte. Quindi, per concludere, visto che siamo quasi alla conclusione, come mi ricorda il Presidente, ritengo che l'iniziativa del Governo non colga pienamente gli obiettivi che persegue. In particolare, la possibile convivenza della provincia e della città metropolitana, come evidenziato peraltro in una relazione della Corte dei Conti nella sua audizione alla Camera dei Deputati, mette in dubbio l'effettiva realizzazione di risparmi, ed anzi, venendo attivato un processo complesso di riorganizzazione, si rovinano oneri per la finanza pubblica sia diretti che indiretti per motivi relativi alla confusione ordinamentale e al contenzioso che ne potrà nascere. L'errore di metodo, e in questo mi sembra utile, molto utile il lavoro che ha fatto la Renata Monda prima di me, è partire dagli slogan: sopprimiamo le province, istituiamo le città metropolitane, e non dalle funzioni. Perché se partiamo dalle funzioni potremo ottenere risultati parzialmente diversi. Cioè, individuiamo quali sono le funzioni dell'area vasta, quali sono le funzioni dell'area metropolitana. Se si parte da queste, si può ricavare abbastanza facilmente che forse le 10 metropolitane, città metropolitane sono troppe, che le attuali province forse sono troppe o forse troppo poche, perché poi dipende dalle funzioni. In base a quello che si ritenga dover fare a livello provinciale, non si può immaginare necessariamente che si debba partire dalla dimensione, non viceversa. Peraltro, se Caldoro stamattina, non soltanto stamattina, ha lanciato, mi sembra che sia stato ripreso anche dal nostro sottosegretario, c'è il tema, cioè intervenire in maniera anche innovativa e coraggiosa sull'intero assetto del sistema territoriale, non escludendo affatto anche le regioni, non escludendo affatto nemmeno l'articolazione dei confini territoriali. Allora, se dobbiamo intervenire in maniera così importante sui tratti essenziali di autonomia, sull'esistenza stessa dei livelli di governo riconosciuti in Costituzione, sui relativi confini e sui poteri e sulle funzioni, occorre intervenire direttamente in primo luogo sulla Costituzione della Repubblica, e forse va detto una volta per tutte, cioè si tratta di interventi di una tale importanza e di una tale rilevanza che forse dovremmo abbandonare l'idea che si possono fare interventi di questa natura soltanto modificando, intervenendo sulla seconda parte della Costituzione.
perché quello che in fondo ci ha ricordato la Corte Costituzionale con la sentenza 220, tutto si può fare. È un problema di iter, di procedimenti, non si può fare con decreto legge o con maniera del tutto disarticolato, ragionevole, riforme con legge ordinaria. E alcune cose probabilmente, se andiamo a toccare i confini addirittura delle regioni, non si possono fare nemmeno con una normale legge costituzionale, legge di revisione della Costituzione. Si può fare con legge costituzionale, evidentemente, però è chiaro che questo significa attingere al potere costituente, quindi significa far cadere una volta per tutta quest'idea, anche questa tra l'attrice, che per fare le riforme, sì, facciamo le riforme, però, per carità, la prima parte comunque non si tocca, noi ci stiamo rendendo conto di quanto si vada a impattare sul principio di autonomia e su quello che l'articolo 5 rappresenta per la nostra attuale Costituzione repubblicana, non che non si possa intervenire, ma insomma, facciamolo nel modo giusto, sapiente, equilibrato. Evitiamo, sì, di fare a Costituzione invariata quello che si può fare a Costituzione invariata, in verità non molto, quindi fare cose deboli, ma comunque di dubbia legittimità, ma soprattutto di dubbia utilità. Diciamo, è vero, rischiamo anche di partire male, purché si parta, è corretto, però attenzione, ricordo ancora una volta la relazione che ha fatto la Corte dei Conti, cioè, ci sono anche i conti che vanno tenuti in equilibrio. La cosa paradossale è che tutto l'iter avviato nella spending review per il riordino delle province, se noi andassimo a fare i conti, ecco, noi vediamo che anziché produrre dei risparmi di spesa, ha prodotto sicuramente delle spese che non hanno prodotto risultati. Grazie. Gli ultimi 5 minuti sono affidati al professore Vincenzo Cucuzzo. Qua. Allora chiedo scusa per il ritardo, ma avevo detto appunto all'amico Sandro che lui sa bene, giornata un po' complicata, pochissime osservazioni dopo aver naturalmente salutato e ringraziato per la presenza nella nostra università di colleghi e amici carissimi. Ma io vorrei fare queste brevi considerazioni. Il problema iniziale, il problema a monte, e credo sia un problema di vitale importanza, è l'idea che abbiamo di città metropolitana. Perché io, senza considerare ciò che è accaduto da ciò che ha preceduto la riforma del 2001 e ciò che è venuto dopo, mi limito a questo. Il modello che deriva, o derivava a questo punto, dal decreto legge 95 del 2012 è diverso dal modello del quale si discute oggi nel disegno di legge all'esame del Parlamento. È un modello diverso. È un modello quanto diverso quanto ad organizzazione ed è diverso quanto a funzione. E allora bisogna intendersi innanzitutto su questo, perché devo anche aggiungere, io non so se questa osservazione è stata compiuta, e se è stata compiuta la faccio mia, e, insomma, il disegno di legge nell'attualità è un disegno di legge che ha l'ambizione di essere compatibile con la Costituzione attuale e con la Costituzione da modificare, cioè quella che elimina le province e modifica la struttura delle città metropolitane. E io ho l'impressione che questa compatibilità sia difficile da ottenere. Ed allora forse cominciare a interrogarsi davvero se questo ultimo disegno è quello corrispondente alle esigenze, interrogarsi su questo è molto importante. Io vorrei osservare soltanto questo. La possibilità affidata allo statuto della città metropolitana di modulare organi, rapporti, competenze e funzioni è una possibilità minore
rispetto al pregresso, rispetto al decreto legge 95 del 2012. È una possibilità minore e questo ci deve far interrogare sulla idoneità dello statuto a dare risposte a realtà che sono sicuramente molto diverse le une dalle altre. Chi ha sotto mano un po' i dati della nostra realtà, della nostra città metropolitana, di quella che dovrebbe essere la nostra città metropolitana, e naturalmente si rende immediatamente conto che si tratta all'interno di realtà molto differenti dai comuni, diciamo, a spiccatissima vocazione turistica, come possono essere Capri e Ischia, a comuni che sono nell'area nord, nell'area metropolitana nord, con altissima densità di popolazione e con altissima densità urbanistica. Allora, questo elemento è ovviamente da considerare perché io non so quanto lo schema di organizzazione sia poi idoneo a dare le risposte e quanto lo statuto possa incidere su questo schema legale. E io vorrei soltanto aggiungere questo, poi appunto davvero sono tante e tali le cose sulle quali riflettere che è impossibile in qualche minuto soltanto darne conto, però vorrei riflettere soltanto su questo. Tra le funzioni che vengono aggiunte in questo disegno di legge c'è quella dell'elaborazione del piano strategico, che è una funzione fondamentale perché dà una grande valenza decisionale e politica alla città metropolitana. E allora questa aggiunta, questo non c'era nel decreto legge 95, non c'era in precedenza, allora questa aggiunta e questa volontà, è scritto nella relazione al disegno di legge, di fare della città metropolitana un ente di notevole propulsione decisionale, quindi anche un ente protagonista, questo è scritto, è poi in concreto realizzabile con i modelli che sono stati prefigurati. C'è poi un altro aspetto che secondo me davvero chiede che si faccia una riflessione aggiuntiva. Nella città metropolitana transitano, è stato sicuramente detto, le funzioni della provincia e tra queste quelle della programmazione territoriale. E voi naturalmente siete ben a conoscenza di quello che è accaduto per quanto riguarda l'elaborazione dei piani territoriali di coordinamento provinciale. Oggi, dopo la legge regionale del 2004, sono tre i piani approvati a distanza di 8 anni e per quanto riguarda la provincia di Napoli, noi abbiamo un piano che, con progettazione partita dal 97, impatta con la legge regionale del 2004 e ad oggi è ancora in fase di elaborazione e approvazione, ancora non è approvato. Ora, il piano territoriale, insieme al piano strategico, costituisce davvero il punto essenziale di snodo di un ruolo della città metropolitana. E allora noi su questa cosa forse dobbiamo fare una considerazione aggiuntiva, perché qui naturalmente io non sto dicendo, non lo dico, e chiarisco che non lo sto dicendo, che sia colpa della provincia o sia colpa della regione. Assisto ad un fenomeno, cioè quella che deve essere una funzione importante per la provincia, e che sarà una funzione fondamentale per la città metropolitana, non è stata svolta, o comunque ha difficoltà ad essere svolta. Ce ne dobbiamo fare carico, perché naturalmente riproporre poi degli schemi decisionali che non hanno funzionato, e considerarli calati in una realtà che si vuole molto diversa, molto attiva, molto protagonista, potrebbe creare più difficoltà che vantaggi. D'altro canto, forse l'amico Alberto Lucarelli l'avrà detto, io insieme a tanti, ad altri colleghi, insomma, sono impegnato anche a considerare un'ipotesi di statuto e naturalmente confermo, perché altri lo avranno certamente detto, la difficoltà di un'elaborazione statutaria che cerchi di fronteggiare nella effettività questi problemi. È una difficoltà perché bisogna dipanare una serie di questioni e io non sono sicuro che lo statuto ci riesca come condizionato dalla legislazione statale, regionale, ma ovviamente da tanti altri fattori che ben conosciamo.
Mi fermo a queste brevissime riflessioni. Grazie. Grazie, grazie anche a tutti i relatori che sono intervenuti, anche perché con la loro autodisciplina ci hanno consentito il rispetto dei tempi. E questo del rispetto ai tempi è il motivo per cui non è possibile dare ingresso né a repliche né a alcuni interventi non programmati, perché, come dire, facendo rigida applicazione di un principio di etica kantiana, a questo punto dovremmo consentirlo a chiunque e quindi i tempi non riusciremo più a rispettarli. Nell'assenza, che dicevo all'inizio e di cui si scusa, del Ministro Del Rio, tocca a me fare a questo punto solo delle considerazioni di sintesi, richiamando i temi dei relatori che si sono succeduti e che hanno trattato probabilmente proprio gli aspetti nodali del tema delle città metropolitane e più in generale del riordino territoriale. Il professore Staiano ha rimosso all'inizio la tesi della non superabilità nemmeno con procedimento di revisione costituzionale delle province. Confesso che non conoscevo questa tesi, ricordavo soltanto che all'epoca si studiava che forse soltanto la forma di Stato e di governo non poteva essere oggetto di procedimenti di revisione costituzionale, però capisco che queste cose le studiavo un po' di anni fa. E mi sembra invece interessante metodologicamente, poi chiudere sugli aspetti costituzionali che però poi dopo ritornano qui e lì negli altri interventi, che non si può cristallizzare la carta costituzionale, ma al tempo stesso l'evoluzione deve essere guidata e deve essere un'evoluzione organica e di sistema, se ho ben compreso il senso dell'intervento. Un punto centrale resta quello dell'elezione indiretta e resta sia a livello di legislazione ordinaria, come previsto nel disegno di legge, resta in qualche misura come scelta, però direi non come vincolo, a livello di disegno di legge costituzionale. Io non credo che le elezioni indirette in alcun modo determini un deficit democratico, a meno che non vogliamo ritenere che ogni ente che abbia funzioni di gestione debba avere una rappresentatività, nel senso classico del termine, cioè una rappresentatività politica diretta. Naturalmente la rappresentanza di secondo grado, se è rappresentanza politica, deve essere collegata, e questo lo dice il professore Staiano, alla rappresentatività degli enti che esprimono la rappresentanza di secondo grado. Il professore Cerulli si è soffermato sul procedimento costitutivo in maniera compiuta, ha rilevato che il meccanismo dell'opting out, per così dire, è direi disciplinato senz'altro nel disegno di legge. Sull'opting in evidentemente c'è un deficit di disciplina, nel senso che è necessariamente, temo io, raccordato con l'attuale articolo 133 della Costituzione, che richiede evidentemente che per passare da l'opt-in da fuori provincia in una città metropolitana richiede evidentemente una modifica della circoscrizione provinciale di provenienza, che a Costituzione vigente ci crea qualche problema. È vero invece che, citando lui lo studio del Censis, citavo all'inizio quello della Società Geografica Italiana, ma ce ne sono molti altri studi, bisogna partire. E bisogna però partire il più possibile con una aderenza alla realtà. Per fare questo l'unico modo è probabilmente quello di assicurare flessibilità al massimo consentita, anche ai modelli di città metropolitane. È vero sicuramente che Firenze e Milano non si esauriscono in Firenze e Milano, ma voi ricorderete che quando si è ipotizzato di metterle insieme, Monza e Milano, che è una cosa abbastanza, come dire, ovvia, ci sono state delle reazioni, per non parlare di quando si è tentato di mettere insieme Firenze e Prato. Ricordo il sindaco di Prato che tenne una conferenza stampa in una posizione insolita per una conferenza stampa, naturalmente, e lo stesso sindaco di Firenze non mi sembrava particolarmente entusiasta dell'idea, anche se affidò questi suoi commenti soltanto ad agenzie di stampa e quindi forse erano stati colti in maniera non compiuta. Il professore De Martini si è soffermato sulle funzioni e sulle funzioni si sono soffermati anche alcuni degli interventori e sono d'accordo, bisogna partire dalle funzioni. Nel disegno di legge c'è sostanzialmente una distinzione tra funzioni
sovraccomunali e funzioni proprie, anche se io, sarà perché non l'ho mai capita benissimo, però insomma mi rendo conto che qui questa distinzione tra funzioni fondamentali, proprie e altre mi ha sempre creato delle difficoltà di comprensione. Però questo capisco che possa diventare più un problema mio. Piuttosto è vero che finalmente viene fuori l'esigenza di realizzare un decentramento effettivo di funzioni regionali a carattere gestionale agli enti intermedi o addirittura ai comuni. Mentre, ma su questo è evidente che non siamo del tutto d'accordo, ma questa è una questione molto opinabile di tutti, se gli enti di area vasta debbono o meno essere enti politici e quindi con elezione diretta, questo è un nodo che spetta tutto sommato non a noi ma alla politica a sciogliere. L'intervento del professore Sandulli mi consente di dire una volta per tutte una cosa fondamentale. Sicuramente è vero che l'intervento e il riordino del governo del territorio, che pure avrà notevoli effetti di tipo economico, non può essere ridotto a un intervento di riduzione della spesa pubblica e quindi un intervento di tipo congiunturale. È chiaro che questo deve essere un intervento di tipo strutturale e ordinamentale. Per la verità, nonostante l'esigenza del tempo, lo era già nel tentativo inidoneo del governo precedente, cioè l'idea era collocarlo in un decreto di revisione della spesa perché non c'era tempo e modo di fare altrimenti, e pur essendo vero, nonostante quello che si dica, che erano stati ragionevolmente stimati risparmi per circa 400 milioni solo dalla riduzione, non dall'eliminazione ovviamente, delle province, perché lì era una logica di accorpamento, cui si aggiungevano quelle di uffici periferici dello Stato, è anche vero che un intervento del genere deve riguardare, come ha detto il professore Sandulli, la costruzione di un progetto istituzionale per le generazioni future. E in questo senso bisogna muoversi. Bisogna muoversi in questo senso sapendo che però bisogna partire e dopo i modelli, nel caso nostro di città metropolitana, dovranno adattarsi in corso d'opera. Cioè non è possibile pensare di partire con un modello perfettamente delineato in un'esperienza che da 30 anni non riusciamo a far partire. E questa, voglio dire, non è colpa di nessuno, ma è colpa di tutti, evidentemente. Da 30 anni riusciamo a far partire e che ora pensiamo di poter far partire in una visione geometrica cartesiana. Allora ci sarà via di mezzo. Magari partiamo e poi ci aggiustiamo in corso d'opera. Il modello dovrebbe essere differenziato. Io credo che l'esperienza in corso d'opera porterà a una differenziazione nei fatti dei modelli delle città metropolitane. E l'esempio che richiamava il professore Vandelli francese mi sembra particolarmente significativo. Tra le critiche che ha avuto il disegno di legge come uscito questa volta dalla Commissione è questa di questa differenziazione tra Milano e Napoli e le altre città metropolitane, lo richiamava il professore Vandelli, con non adeguato smembramento del comune capoluogo rispetto all'altra ipotesi base. Credo che questo sia stato essenzialmente frutto di una delle non poche mediazioni che cui si è costretti quando tutto sommato si va nella sede in cui si prendono le decisioni politiche che resta il Parlamento. E probabilmente però, poiché la legge comunque richiede che le municipalità in questo caso non siano dotate di una adeguata autonomia amministrativa, probabilmente se il fatto, come spesso accade, prevale sul diritto, c'è da sperare che questa adeguata autonomia amministrativa delle municipalità diventi una cosa molto simile a quella di altri comuni. E sicuramente bisogna, come ci ricordava il professore Lucarelli, raccordare elezione diretta e poteri degli organi, per far sì che l'elezione diretta risponda a una logica funzionale. Così come l'ho già detto prima, è fondamentale ragionare sulle funzioni, come ricordava la dottoressa Monda, però bisogna avere anche la consapevolezza del fatto che questo disegno di legge, piaccia o non piaccia, si muova nella prospettiva del disegno di legge costituzionale, che prevede due cose ben definite tutto sommato. A, l'abolizione delle province. B, prevede
che deve esistere un diverso livello di governo intermedio, che può essere, nel caso delle conurbazioni, la città metropolitana, negli altri casi un ente diverso. Certo, sarebbe meglio, come ricordava il presidente Caldoro e il dottor Ferrara, un'ipotesi in sede di applicazione di quella che, se e quando sarà la riforma costituzionale, saranno i nuovi enti intermedi, nel senso di avere un governo delle funzioni di area vasta a carattere asimmetrico. Cioè, è chiaro che non è la stessa cosa gestire sanità, rifiuti e, che ne so, e mercato del lavoro, però è anche vero che stiamoci attenti. Una asimmetria delle funzioni di governo intermedio potrebbero portare alla riproduzione della realtà attuale, per cui abbiamo tanti ambiti diversi e quindi tanti enti diversi di governo sul territorio. Non sono sicurissimo che noi vogliamo riprodurre l'esperienza degli ATO, tanto per non fare nomi. Ora, le città metropolitane, certo, le città metropolitane sono 20 anni che diciamo che non vanno bene quelle là, perché ce ne sono altre che lo potrebbero essere, altre che non le potrebbero essere. Infatti, da 20 anni non abbiamo neanche una. Il problema è ancora una volta lo stesso. Partiamo con un modello flessibile di città metropolitana e adattiamo statutariamente dove possibile, e non domani anche legislativamente, quel modello o quei modelli alle esigenze che mutano. Però le esigenze, quelle che mutano, non quelle per cominciare, perché se noi cominciamo a ragionare oggi di quali debbano essere le città metropolitane, vi rendete conto che è un film già visto, ed è un film anche in bianco e nero, temo. L'ultima cosa, e concludo veramente, io non so, come pure è stato autorevolmente detto, se ci si trovi di fronte a un caos normativo generato dall'ansia riformatrice. Probabilmente ci si trova di fronte a un caos normativo, e non solo in questo campo, per la verità. Le ipotesi di caos normativo sono abbastanza diffuse. Però credo che, ancorché possa produrre caos normativo, questo Paese abbia bisogno di essere sorretto da un'ansia riformatrice. Perché evidentemente, se non ci viene l'ansia, noi non riusciamo a produrre qualcosa di positivo. Quindi meglio avere un po' d'ansia, come quando uno va a fare gli esami, no? Perché sta con l'ansia e magari gli esami gli riesce meglio. Perché questa quiete, ragionata, lucida, costruita, sistematica, che caratterizza la nostra cultura politico-istituzionale e talvolta anche la nostra cultura giuridica, applicata a un'esigenza reale di cambiamento, di strutture, di funzioni, di realtà territoriali, porta, come dicevo all'inizio, l'immobilismo totale. Quando, ed è l'ultima cosa, quando si parlava del futuro delle città, si diceva che la globalizzazione, la digitalizzazione avrebbe fatto venir meno la logica delle città, perché evidentemente i servizi potevano essere resi con altre modalità, cioè con modalità diverse da quella della concentrazione della popolazione su un territorio. Ci sono stati, per fortuna, poi altri studi. L'ultimo che ho letto io, molto interessante, un libro di Satya Sattan sulle città nell'economia globale, dimostra esattamente il contrario. Cioè, le città oggi sono i luoghi dello sviluppo, le città competono tra loro indipendentemente dall'appartenenza agli stati nazionali. Barcellona compete con Francoforte, mentre Firenze da noi compete con Scandicci. Queste sono le realtà. Mi sembra evidente che le città hanno un futuro, anzi sono il futuro dello sviluppo di una nazione. Se il processo viene governato, come tutti i processi, diventano un'opportunità di sviluppo. Se il processo viene bloccato e ci si arravoglia sopra su 1000 questioni prima di cominciare a partire, io credo che noi continueremo non a stare fermi, ma a questo punto andremo dietro. E non solo Milano uscirà dalle 20 città, ma usciremo noi come sistema paese. Grazie.